In questo video vi mostrerò un make-up perfetto per una giornata in ufficio o a scuola. Davvero molto facile e veloce da realizzare. Inizio con un fondotinta coprente, adatto al mio tipo di pelle, che è il Vichy Derma Blend. Se avete una bella pelle senza imperfezioni e senza discromie, il fondotinta non serve. Data la consistenza di questo prodotto, uso le mani per stenderlo. Infatti, il calore delle dita mi faciliterà il lavoro. A questo punto mi aiuto con un pennello per sfumarlo meglio. Visto che coprenza magnifica, passiamo agli occhi, stendo un primer sulla mia palpebra mobile. Non mi stanco mai di dirlo, con il primer il make-up durerà più a lungo. A questo punto ho bisogno di una matitina long lasting. Uso quella della Urban Decay in questa tonalità meravigliosa. È un marrone che tende al verdolino e ha dentro dei piccoli glitterini dorati. La stendo grossolanamente su tutta la palpebra e poi sfumo il tutto con un pennello di questo tipo. Ripeto lo stesso procedimento sull'altro occhio. Queste matitine si chiamano 24/7 per una ragione: una volta che le hai messe non si levano più. Delineo anche la linea delle ciglia inferiori e poi sfumo il tutto con un pennello a penna. A questo punto, se necessario, applico il correttore sulle occhiaie. Come potete vedere, questo correttore funge anche un po' da illuminante. Per renderlo più opaco e fissarlo uso la mia cipria. Ruoto bene il pennello in questo modo, elimino il prodotto in eccesso e applico la cipria. A questo punto passo al piegaciglia. Lo tengo fermo almeno 3 secondi per occhio. Poi passo al mascara. L'Illegal Length di Maybelline è perfetto per un make-up che deve durare tutto il giorno, infatti è fatto di fibre ed è waterproof. Le fibre si attaccheranno alle nostre ciglia allungandole, ma lasciando comunque un effetto naturale. Per ottenere un effetto di ciglia più infoltite, passo questa matitina marrone sempre 24 ore proprio sulla linea delle ciglia, a piccoli tratti. Attenzione, non è nella waterline, è proprio nella linea delle ciglia. Così sembrano davvero più folte. Passando alle labbra, scelgo questa tonalità di rosa di questo rossetto in crema long lasting. Voglio ottenere un effetto molto naturale e non troppo definito. Al contrario, le mie sopracciglia dovranno essere ben definite e a dir poco perfette. A chi mi guarda vorrei dare un'impressione di ordinato, e le sopracciglia sono davvero importanti per una donna. Vi assicuro che con questo sistema il blush non si toglierà. Prendo quindi un po' di blush in crema e lo passo nell'area degli zigomi, in questo modo. Poi prendo un blush in polvere, pressapoco sempre della stessa tonalità, e lo passo sopra il blush in crema. In questo modo le mie guance saranno vivaci per tutto il giorno. Se necessario, usate le dita per sfumare i due prodotti insieme. A questo punto direi che siamo pronte per la nostra giornata lavorativa.
Mi raccomando, ricorda di sorridere.